Allora, Massimo Bianchi, Priore della Torre, un uomo di contrada da sempre. Sì, nel senso, ho avuto la fortuna di nascere in questo rione, in questa strada di Salicotto, ho avuto la fortuna di poter crescere insieme a tanti coetanei, di poter fare il mio percorso di vita coinvolgendo fra le tante esperienze che ho avuto anche la contrada, di cui è stata sempre parte integrante, parte fondamentale. Ho fatto tante cose, ringraziando il cielo, mi sono divertito molto quando ero più giovane, più piccolo. La cosa che ho fatto più volentieri è stato la scheda di piazza per tanti anni e poi ho avuto la fortuna di assumere dei ruoli, fino ad oggi quello di priore. E devo dire, anche Mangino Vincente. Anche Mangino Vittorioso, sì, nel 2005. Ormai una preistoria fa, però insomma comunque è stato, sì, quel momento è stato veramente un momento esaltante. Come è stato esaltante questo di oggi, perché essere chiamati a questo ruolo, un conto detto di anzi, un conto è pensare che un giorno ti potranno chiedere di fare il priore, un giorno è sentirselo chiedere invece direttamente, come hanno fatto a me la commissione elettorale qualche mese fa, e dover prendere una decisione in tempi brevi, una decisione che poi coinvolge ovviamente anche la sfera privata, la sfera intima, familiare, anche per cui, però non è giusto. Non... Oggi fa più il lavoro. Ma lui era fare il diario generale, dipende come uno accetta di compiere vari ruoli. Senz'altro è un lavoro importante, però è un lavoro di servizio, perché fare il priore non vuol dire essere il primo, vuol dire essere uno al servizio, ecco, al servizio di tutti, e chiamato poi a prendere delle scelte in fondo, e speriamo di prenderle sempre buone, sempre nel verso giusto. Una bella squadra? Una squadra di persone volenterose, si sono messe decisamente al lavoro già da un po' di giorni, già un po' di tempo. Alcune le conosco molto bene perché sono cresciute insieme, altre le conosco invece un po' meglio in questi giorni, le conoscerò meglio in questa esperienza, ma non importa da dove si viene, importa dove si va. Nel discorso hai detto 2 anni, noi ci conosciamo nella vita, quindi lo sei tu, è inutile fare dei ipotesi, e 2 anni hai detto fare il priore è sempre difficile, indipendentemente da questo momento particolare della Torre. Ma non esistono bienni facili, io ne ho avuti tanti di esperienze, sia come Mangino sia come vicario. Bienni facili non esistono, e questo è un biennio un po' dove non c'è la prospettiva dell'estate, almeno in questa prima fase, per cui non potremo vivere, diciamo, le nostre attività invernali nella prospettiva, diciamo, di poter correre il palio. Però questo non importa, a volte dalle difficoltà nascono delle grandi opportunità, forse anche maggiori. Sta a noi cercare di sfruttare questo momento, che è un momento di riflessione per tutti, e quindi per accrescere il nostro stato di unità, la nostra compattezza. Concludendo, qual è il sogno del priore Bianchi? Di vedere una contrada felice, ecco, di vedere una contrada contenta, di vedere una contrada serena, questo, indipendentemente dai destini personali. Grazie e bocca al lupo per il cane. A te, grazie.